L'Istituto Pertini di Terni ha ricevuto nuovi macchinari che permetteranno agli studenti di provare la tecnologia che si troveranno a utilizzare una volta arrivati nel mondo del lavoro. Antonio Barillari. Arrivano i nuovi macchinari per gli studenti. Serviranno a formare figure professionali qualificate da inserire nelle aziende umbre del tessile abbigliamento. Il progetto Istituti d'Eccellenza del Sistema Moda, che prevede la collaborazione tra scuole e imprese, è promosso dalla sezione Industria dell'Abbigliamento di Confindustria Umbria, in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale e gli istituti Cavour Marconi Pascal di Perugia e Sandro Pertini di Terni. Dei macchinari che consentiranno agli studenti di utilizzare gli strumenti che poi verranno loro richiesti sul posto di lavoro, quindi per rendere ancora più vicina alla scuola alla concretezza dell'attività lavorativa che poi andranno a svolgere. Coinvolte 13 aziende associate a Confindustria Umbria del settore tessile abbigliamento. Fare un prodotto fatto bene, made in Italy, perché è questo che produce la nostra regione, cioè manufatti di altissima qualità che poi vanno in giro nel mondo. Il nostro settore, anche in quest'anno così difficile, sta dimostrando una grande capacità di reazione, quindi l'obiettivo è quello di far capire ai ragazzi che c'è un percorso di studio valido per poi portarli direttamente nel mondo del lavoro.